Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a mercoledì 25 maggio 2022. Oggi come prima cosa dobbiamo dire che è un giorno importante per tutti noi, perché nel 1887, il 25 maggio, nasceva San Pio da Pietralcina. E quindi per la gratitudine che abbiamo verso questo santo sacerdote non possiamo non fare un ricordo il giorno del suo compleanno. E poi oggi ricorre anche la memoria di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, un'altra figura di santa carmelitana, di monaca carmelitana veramente molto molto bella. E se non la conoscete vi invito ad approfondirla. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 16 di San Giovanni, versetti 12 e 15. Dal 12 al 15. E allora in questo bisogno che tutti abbiamo di Spirito Santo e di presenza di Spirito Santo, andiamo avanti con la lettura e la meditazione delle Litanie Lauretane. Ci stiamo avviando verso la fine e oggi vedremo Regina Profetarum e Regina Apostolorum nel commento che fa Don Giorgio Basadonna. Tutto l'Antico Testamento conduce la figura di Gesù, ne è quasi la descrizione, la storia del popolo ebreo, la sua cultura. Le riflessioni e le sue esperienze poetiche sono altrettante modalità con cui ci si prepara all'incontro col Messia. Così anche la figura della madre viene di tanto in tanto intuita, come la donna che partecipa nella storia della storia attuale prepara quella futura. In questo senso si può dire che tutto è profetico, perché tutto diventa segno di ciò che avverrà, mentre già esprime le linee del disegno di Dio. Maria dunque è dunque regina dei profeti, perché in qualche modo è preparata e annunciata, ed è lei stessa indicazione del disegno di Dio, la donna che Dio ha pensato fin dall'inizio della creazione. Alla donna seduta dal serpente, Dio promette un'altra donna dalla quale nascerà colui che schiaccerà il capo a chi oggi è vincitore. Isaia, nel VII secolo, annunzerà al re Acaz che da una donna nascerà un figlio che sarà chiamato Emanuele, cioè Dio con noi. Isaia 7, 14. Nel momento della sconfitta e della distruzione di Gerusalemme, Geremia canterà il dolore della città di tutto il popolo come il dolore di una madre sul figlio morto. Voi tutti che passate per la via, considerate e vedete se c'è un dolore simile al mio. Queste pagine vengono lette oggi come riferite a Maria. La citazione di prima era delle Lamentazioni, capitolo 1, versetto 12.
Queste pagine vengono lette oggi come riferite a Maria Santissima, la donna madre del Messia, la donna che in qualche modo raccoglie dentro di sé tutto il dolore e tutta la speranza del mondo. Oggi invocare Maria quale regina dei profeti con questo titolo è quasi rileggere la nostra stessa storia, rivedere quanto siamo e facciamo sul metodo della parola di Dio e verificare se siamo noi in linea con la fede che professiamo, con il progetto di Dio. E questo è importante, sapere se stiamo corrispondendo al progetto di Dio. Cosa si aspetta Dio da me oggi? In questo momento? Questa è una domanda che dobbiamo farci sempre. Perché noi pensiamo che pensare, scusate la ripetizione, ma alla volontà di Dio che poi dobbiamo fare, questa volontà, compierla, si riferisca alle grandi cose, sposarsi, diventare preti, diventare suore, scegliere un lavoro al posto di un altro, avere un figlio, due figli, tre figli, cioè cose grandi. E non pensiamo che fare la volontà di Dio poi in realtà vuol dire essere chiamati ogni minuto della nostra giornata a corrispondere a ciò che Dio vuole da noi. Cioè Dio ha messo lì te oggi in quello che ti accadrà, che tu adesso non sai, ovviamente se è mattina presto tu non lo sai, a essere quel suo testimone che solo tu potrai essere. Cioè oggi quello che potrai fare tu lo potrai fare solo tu e nessun altro. Non è vero che nessuno di noi è insostituibile, tanto se non faccio io fa un altro, non è vero. Non è vero. Una prova? Ve la faccio subito. Nei giorni scorsi, e non è la prima volta che mi succede, purtroppo, nei giorni scorsi ricevo un messaggio di una persona che mi dice: nella nostra chiesa una signora ha trovato su una panca, o sotto una panca, insomma, da quelle parti lì, una particola. Una particola un po' spezzata, abbandonata lì. Un'ostia consacrata, abbandonata lì. Questo evidentemente dice anche della grande attenzione che noi sacerdoti mettiamo quando ministriamo l'Eucaristia, perché se ci assicurassimo, come dovremmo, che ogni fedele che viene a ricevere l'Eucaristia assuma, metta in bocca la particola consacrata, queste cose non succederebbero. Ma siccome accade che noi distribuiamo la comunione come se fosse il biscotto della felicità, e quindi più velocemente possibile, perché impieghiamo magari 20-25 minuti a fare l'omelia e magari ne facciamo anche più di una durante la messa, all'inizio, prima delle letture, dopo il Vangelo, poi alla fine ci sono di quelle omelie. Quando arriva il momento della comunione, non si sa per quale strano motivo, tutto deve essere veloce, tutto deve essere di fretta. Non si sa perché, non si sa. E quindi hanno trovato questa particola. Allora, cos'è successo? È successo una cosa che, vi dico, ha
ai miei tempi non accadeva mai, a parte che io non ho mai sentito quando ero giovane di queste cose qui, mai sentite, mai, mai, mai sentite di questi fatti che adesso vi dico. Comunque, allora cosa fanno? La prendono e io dico, la vedi, raccoglila e mettila in bocca tu, no? Cioè, ma cosa ci vuole? Non è che ci voglia un'intelligenza sopraffina. Tu vedi un'ostia per terra, la prendi, la raccogli e la mangi. Ah no. Allora cosa fanno? La prendono con un fazzolettino, perché capite che qua dietro ci sta tutto un devozionismo che è il peggiore possibile. Qua non c'è nessuna devozione. Qui è devozionismo, che vuol dire la devozione senza il cervello, la devozione senza la razionalità, la devozione servilista, la devozione di colui che non ha capito niente, proprio niente, uno che non ha capito niente e si comporta così come adesso vi racconto. Quindi raccolgono l'Eucaristia col fazzolettino, perché io mica posso toccare l'Eucaristia. No, certo, ci mancherebbe. Vedete, cioè, proprio il servilismo dell'assoluta incomprensione delle cose. Quindi, raccolgono la particola col fazzolettino, perché io non la posso toccare, ci mancherebbe, farei un sacrilegio, un'altra follia assurda, va bene. La raccolgono col fazzolettino, poi la portano in sacrestia. La portano in sacrestia, là non so, non mi ricordo, guardate, neanche più se c'era la suora o chi per esso ci fosse. La portano in sacrestia, fanno un piccolo simposio e arrivano a quale decisione? Prendiamo la particola e la bruciamo. Al che la tizia che aveva preso l'Eucaristia col fazzolettino, perché io non sono nessuno, io compierei chissà quale sacrilegio, toccarla con le mani, io non sono un sacerdote, io devo essere rispettoso dell'Eucaristia. La tizia che ha preso l'Eucaristia col fazzolettino e che ha scelto di non fare la comunione perché non siamo durante la messa, e poi dopo io ho già fatto la comunione, non posso mica fare due comunioni, ma vai a leggerti il catechismo, ma leggiamo il catechismo, smettiamola di portare avanti devozioni che sono devozionismi delle quali non capiamo niente, perché abbiamo un'ignoranza della dottrina che è gravissima, gravissima. Un'ignoranza della dottrina che è gravissima. Noi non abbiamo i fondamenti della fede e stiamo lì a dire i rosari. Ma voi credete che la Vergine Maria abbia piacere ad avere davanti degli ignoranti colpevoli? Noi non siamo come Santa Bernadette, che poverina era analfabeta e che però faceva il catechismo, attenzione, ecco. Noi abbiamo tutte le possibilità per studiare. No, ma noi preferiamo andare a vedere i messaggi apocalittici, andiamo a vedere, sappiamo tutto delle profezie, che dicono le cose che devono accadere, nei messaggi mistici di Tizia, Caia e Sempronia, queste cose qui conosciamo tutte una in fila all'altra, anzi le mandiamo anche ai sacerdoti, messaggi chilometrici infiniti. Ma se poi uno gli chiede l'ABC, le quattro operazioni della fede, della tua fede cattolica, non le sanno, e infatti questa è la prova. No, io non la devo toccare, sono fuori dalla messa. Ma perché si possono fare anche più comunioni in un giorno? Io non rispondo a queste domande. Volete la risposta? Prendete, come ho fatto io, come hanno fatto tanti altri, e andate a studiare, perché deve finire l'era dell'ignoranza. Deve finire. Ignoranza delle scritture, ignoranza di Cristo, diceva San Gerolamo. Ma è la stessa cosa per la dottrina, eh? Se non conoscete la dottrina della vostra fede, vuol dire essere ignorante di Cristo. E il tempo di questo devozionismo, di questa
di questa melassa spirituale assolutamente priva di ogni fondamento deve finire. La signora che porta con tanto devozionismo la particola in sacrestia, che cosa fa? Ha un sussulto. Perché, nonostante tutta la follia che ha preceduto quel gesto e che l'ha accompagnato, di fronte a una frase del genere reagisce, no? E dice: ma come lo bruciate? Ma no! E capite, il cervello comincia ad andare insieme, quasi a dire: ma come? Io sono stato lì a non toccarlo con le mani, a prenderlo col fazzolettino, non ho fatto la comunione, l'ho preso un'altra volta perché non so se posso fare un'altra volta la comunione, e adesso lo bruciate. Risposta del simposio. Risposta: certo, come nell'Antico Testamento. Adesso improvvisamente l'Antico Testamento diventa importante. Non sanno niente dell'Antico Testamento, però adesso improvvisamente diventa importante l'Antico Testamento. Come nell'Antico Testamento lo offriamo in olocausto a Dio. A parte che nell'Antico Testamento in olocausto si offrivano i vitelli, gli agnelli, bestie. Si offrivano animali, non esseri umani. Cioè, veramente, un'ignoranza, ma un'ignoranza così colpevole è difficile da trovare. Cosa c'entra bruciare il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo con quello che facevano al tempo degli ebrei che vagavano nel deserto offrendo i sacrifici degli animali? Ma cosa c'entra? E poi vorrei sapere dove è scritto. In quale libro liturgico? In quale catechismo? In quale testo di prenotanda? In quale rubrica è scritto che se uno trova una particola per terra va presa e bruciata? Ditemi dove. Risposta: non esiste. Questo è un sacrilegio gravissimo. Non si brucia il corpo di Cristo. È un sacrilegio gravissimo. Voi sapete che i peccati commessi direttamente contro il corpo di Cristo, la loro assoluzione è riservata alla Santa Sede, Cioè non stiamo parlando di dettagli. Nessun sacerdote può assolvere un peccato così grave. Nessun sacerdote. Se un sacerdote riceve una confessione del genere, non può dare la soluzione. Deve scrivere alla Santa Sede. Cioè, vi rendete conto? Perché è un crimine contro l'Eucaristia. È una cosa gravissima. Al massimo, quella particola la si prendeva e se proprio proprio la si metteva in quei vasetti di vetro che esistono a fianco del tabernacolo e la si metteva dentro lì a lasciar sciogliere, poi la si mette nel tabernacolo chiusa insieme alla pissidi e la si lascia sciogliere col tempo. E infatti, se voi sapete, se voi vi ricordate, ci sono diversi miracoli eucaristici che sono accaduti con questa pratica, che hanno messo la particola dentro nell'acqua, l'hanno messa dentro il tabernacolo, poi l'hanno aperto dopo una settimana, hanno guardato, la particola era ancora perfettamente intatta, con il sangue. E quindi da lì è partito. In Polonia è successo un miracolo eucaristico di questo genere, per esempio. E quindi, basta. Oppure si prosciugava l'acqua, rimaneva la particola insanguinata. Miracolo eucaristico. Quasi a dire: non è questo il modo.
non si mette a marcire il corpo di Cristo. Poi per quale ragione? Cioè, questa particola che era caduta per terra, ma qual è il problema di raccoglierla e metterla in bocca? Cioè, nel tuo ragionamento devozionista folle, è meglio che venga bruciato o messo a marcire nell'acqua, piuttosto che tu l'assuma una volta, due volte, tre volte, cento volte, ma se io trovassi per terra 9.000 particole, farei 9.000 comunioni? Molto meglio che Gesù venga assunto da me, figlio di Dio, che vada a finire nelle mani di gente criminale che prende e brucia il corpo di Cristo. Meglio che l'assuma io, piuttosto che vada a finire dentro in un vasetto a marcire, a sciogliersi nell'acqua. Ecco, io veramente di fronte a queste cose, tra l'altro dopo che me l'hanno detto, poi te le dicono sempre dopo. Padre, senta, vorrei chiederle una cosa. Ieri o tre giorni fa è accaduto questo. Perché dopo, capite, il verme della coscienza ti rode. Certo, certo, ed è giusto che sia così. Il verme della coscienza poi ti rode, perché dopo non dormi più. E dici, ma cosa ho fatto? Ma cosa abbiamo fatto? Ma cosa è successo? Ma cosa ho permesso? Ma sarà giusto bruciare il corpo di Cristo? Allora dopo il verme ti rode, cosa fai? Scrivi a Padre Giorgio. Che dico, ma perché non sono andato là dalla suora? O da quel simposio di gente? O da quel prete che ha fatto questa cosa? Ma vai là da lui a chiedere? No. Dopo non vai lì da loro. Dopo vai da qualcun altro, chissà perché, poi le domande deve fare qualcun altro. Le impietà le commetti con, e dopo vai a cercare qualcun altro per chiedere le tue rassicurazioni. Quindi, dopo un po' di giorni scrivono, padre vorrei dirle, è successo questo, ma secondo lei è sbagliato? Sbagliato? Io credo che se Padre Pio fosse a questo mondo e uno dovesse andare a dire un peccato del genere, io credo che Padre Pio lo sospenderebbe dalla comunione fino alla fine della sua vita. Credo che lo sospenderebbe da ricevere l'Eucaristia fino all'ultimo giorno della sua vita come penitenza. Perché veramente sentire una roba del genere è... è una cosa che non ci puoi neanche pensare, perché a pensarci ci dà impazzire. Mentre, dopo che mi avevano raccontato questa cosa, perché poi ti scrivono ancora, no? E ti dicono, padre, dopo io ho detto no, vada là subito, si informi che fine hanno fatto, magari non l'hanno ancora fatto, la consumi lei immediatamente. E poi ti scrivono, no, mi dispiace, ormai è stato tutto fatto. Va bene. Mentre pensavo a questo dicevo, ma se mio figlio o mia figlia, il mio amato figlio, la mia amata figlia, se la mia amatissima nonna Anna dovesse cadere in una fogna, dovesse cadere in una vasca di vomito, dovesse cadere in una vasca di fango, dovesse cadere in una concimaia, dovesse cadere in un letamaio, sommersa fino alla punta dei capelli. Ma io, una volta tolto questo mio figlio che è caduto dentro nel letamaio, nella fogna, cosa faccio? Lo prendo e lo brucio? Se mio figlio cade dentro una pozza di fango, dico guarda tesoro, mi dispiace, non dovevi farlo, adesso ti brucio, ti immolo in un olocausto come l'Antico Testamento.
dice no, ma scusami, ma non è che mi puoi magari lavare, non lo so. No, ti brucio. Mi spiace. Cioè, ma uno pensando dice, ma voi vi rendete conto? Cioè, io non ho parole per definire questa cosa. Non riesco a trovare parole sufficienti per definire questa cosa. Io lì in quel momento non c'ero. C'era questa persona. Quello che poteva fare questa persona non l'ha potuto fare nessun altro. Non l'ha fatto. Quindi è stato bruciato. Che uno dice, a parte che era caduto per terra o era su una panca, e di che cosa avevi schifo e paura? Qual era il problema? Hai paura di che cosa? Perché è caduto per terra? Non c'è nessun virus, stai tranquillo che cadendo per terra, tu mangiando quella cosa, chissà cosa succede, stai tranquillo. Ma se anche fosse, ma noi non siamo quelli che diciamo che il corpo di Cristo mi salva da tutto e da tutti. Non siamo quelli che diciamo che tanto Gesù non trasmette malattie. E allora perché non l'hai assunto? Facile dire queste cose quando dobbiamo giudicare e criticare gli altri. Ma quando tocca a te farle, allora tiro fuori il fazzolettino. Oppure perché devo rispettare il mio devozionismo pazzoide. E quindi piuttosto che toccarlo con le mani e piuttosto che assumerlo io che ho già fatto magari una comunione e siamo fuori dalla Santa Messa, è meglio che lo prendo e lo brucio. È logico, è tutto logico, è tutto assolutamente logico. Non fa una grinza, giusto? È una roba incredibile, incredibile. Pensare che esistono persone capaci di fare cose del genere, veramente, io credo che faccia dire Signore portami via quanto prima, perché è veramente brutto vivere in un mondo così, veramente brutto. Uno dice, adesso allora dobbiamo fare le preghiere di riparazione, no, troppo facili. Adesso vuoi riparare? Comincia a studiare il catechismo. Comincia ad avere una fede consapevole. Comincia da lì. Comincia a sapere chi cosa vai a ricevere. Perché se tu veramente avessi saputo, se tu veramente eri cosciente che nell'Eucaristia è presente veramente, realmente, sostanzialmente Gesù, nel suo corpo, sangue, anima e divinità, un abominio del genere, un sacrilegio del genere, non avresti mai e poi ancora mai e poi ancora mai né fatto né permesso che venisse fatto. Punto. Ecco perché quando ci svegliamo al mattino dobbiamo essere molto prudenti e dire oggi cosa mi chiederà il Signore, dove mi chiederà di essere il Signore, che testimonianza mi chiederà. E certo, perché poi capite, dopo c'ho vergogna e c'era il simposio, no? Mica andrò io ad impormi, ma se lì ci fosse tuo figlio tu lo lasceresti nelle loro mani e permetteresti che venisse bruciato? No, ma dimmi, spiegamelo. Perché hai paura del giudizio degli uomini? Perché per rispetto umano? Perché io non sono nessuno, io non conto niente, io sono l'ultimo della terra. E lo spiegherai a Gesù, lo spiegherai davanti alla Santissima Trinità nel giorno del giudizio. E lo dirai proprio così e vedremo, sentiremo tutti la risposta. Perché, come dice una persona a me molto cara, Padre Giorgio, c'è un giudizio di Dio. Quanto ha ragione questa persona. Padre Giorgio, ricordati, c'è un giudizio di Dio. Arriverà il giudizio di Dio. E io dico sì, hai ragione. Hai ragione, c'è un giudizio di Dio.
e di grazia che c'è. Perché veramente non se ne può più, Non se ne può più. È stata lei stessa, scrive Don Giorgio, profeta nel senso di essere espressione di Dio, messaggio di salvezza per il mondo, realizzando in se stessa le meraviglie di Dio. Ecco esattamente quello che non hanno fatto con questo olocausto, come lo hanno chiamato loro, con questa fantastica idea. Sì, perché per adesso i sistemi che conosco di queste follie, di questi crimini, sono o questo, del bruciarlo, oppure lo sotterrano. Altra cosa. Lo prendono, vanno in giardino, prendono l'Eucaristia, vanno in giardino, fanno un buco e la mettono dentro. Seppelliscono vivo Gesù. Così ci penseranno i vermi a mangiarlo. Ma io, vabbè. Andiamo avanti, perché sennò rischio di dire cose che è meglio che io non dica. Allora, e qui si scrive la nostra vocazione cristiana, scrive Don Giorgio. Si concretizza il valore della nostra presenza nel mondo, sì, certo, appunto. Siamo tutti profeti, cioè siamo ambasciatori di Dio, portatori della sua parola, realizzando una vita coerente con questa parola. Ecco, esatto. Maria Santissima insegna a fidarsi di Dio ed accettare anche le vicende che sembrano negative e feriscono profondamente l'animo umano, nella certezza che tutto è profezia, cioè annuncio di salvezza. Ecco, appunto, quella era l'occasione di dire: benissimo, è capitato a me, la consumo io, tanta grazia. Raccolgo io il Signore da terra. No, invece lo bruciano. Sarà Maria Santissima che potrà così cantare le grandi cose che Dio ha fatto in lei e i suoi gesti sconvolgenti che hanno cambiato la storia del mondo. La regina dei profeti insegna a tutti noi a guardare con occhio di fede la storia di ogni giorno e leggervi la misericordia e la giustizia di Dio, e anche diventare noi profeti annunciatori del regno di Dio, della nuova realtà. Regina Apostolorum. Si sa ben poco, e vedrete il mese prossimo, Sì, vedete il mese prossimo, quando faremo questi esercizi spirituali, tutti dedicati all'Eucaristia, e adesso ormai mi sono convinto del tutto dopo queste cose. Vedrete quando ascolteremo quello che dice quel santo sull'Eucaristia. Vedrete, ripensando a questi eventi, quanto c'è da tremare. Si sa ben poco della vita di Maria Santissima, se non quanto Luca ricorda del mistero dell'Annunciazione, della nascita di Gesù, e delle prime vicende confrontate col racconto di Matteo. Altri accenni riferiscono un incontro di Maria con Gesù, la sua presenza alle nozze di Cana e poi al Calvario. L'unica indicazione chiara, più chiara, dopo la scomparsa definitiva di Gesù, è quando gli apostoli vivono nell'attesa dello Spirito Santo, Atti 1,14. Qui sembra che Maria Santissima non abbia nessun compito, ma sia solamente presente insieme agli altri più fedeli. Maria c'è, è insieme agli altri, però la sua presenza ha un valore particolare, infonde coraggio e speranza. Maria Santissima è la madre, la donna che ha avuto il compito unico e misterioso di generare Gesù, di educarlo, di vivere con lui per più di 30 anni. È quindi un testimone autorevole, è lei che potrà raccontare episodi sconosciuti, rivelare momenti importanti della vita del Maestro. Invece di perdere il tempo a mandare nei gruppi di preghiera e la meditazione di Tizio, l'omelia di Caio e la riflessione di Sempronio, no? Che poi magari ti bannano, te la cancellano, che non ha nessun senso, perché vi ho già detto mille volte che chi non vuol sentire, chi non vuol capire, tu gliela puoi gridare in faccia la verità, ma non ascolterà mai, anzi ti disprezzo, dopo tornate piangendo, mi hanno bannato, mi hanno cancellato, mi hanno risposto male, mi hanno maltrattato, ti sta bene,
perché così impari che cosa dice Gesù nel Vangelo. Non gettate le vostre pere davanti ai porci. Invece di perdere il tempo a fare queste cose, inutili, assolutamente inutili e dannose, perché non usi il tempo per studiare la tua fede? Invece di perdere il tempo a leggere i messaggi dell'ultima mistica che si è svegliata stamattina, perché non usi il tempo per studiare la tua fede, per dare consistenza alla tua fede? Perché non usi il tempo per pregare sul catechismo della Chiesa Cattolica? Perché non usi il tempo per conoscere i fondamenti della tua fede cattolica? Maria, Santissima, la Regina degli Apostoli, perché in umiltà e nel silenzio sarà sempre accanto a loro, infondendo coraggio ed entusiasmo, sostenendo i momenti difficili che cominceranno subito. Ecco perché lei c'è, non ha compiti particolari in quella riunione degli Apostoli, ma ha il compito di rafforzarli, di consolarli, di sostenerli. Dunque, invocare Maria come Regina degli Apostoli è sempre ritrovare la propria vocazione di Apostoli. E vedremo, che il mese prossimo vedremo cosa vuol dire fare apostolato. Secondo questo santo, vedrete cosa vuol dire fare apostolato. Ecco, allora chiediamo alla Vergine Maria la grazia di essere veri apostoli, secondo il cuore di Dio, e di saper essere anche profetici e profeti, cioè saper essere quella presenza di Dio qui ed ora nella mia storia, nella mia vita, nella storia degli altri, e dicendo e facendo ciò che dobbiamo dire e fare, appunto, senza paura del giudizio degli uomini. Qualunque cosa dicono e facciano, fa niente, tanto, come dice quel giovane papà, c'è un giudizio di Dio, c'è un giudizio di Dio. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato.